Si è concluso il terzo anno dell'undicesima legislatura, 12 mesi di lavori del Consiglio regionale. Bilancio presentato a Palazzo del Pegaso dal presidente Antonio Mazzeo, i consiglieri dell'ufficio di presidenza e i presidenti delle commissioni. Un anno intenso di impegni e attività per avvicinare i cittadini all'istituzione, ha dichiarato il presidente Mazzeo. Consentitemi di ringraziare tutti i membri dell'ufficio di presidenza, di ringraziare i presidenti di commissione, tutto lo staff, gli uffici, perché il lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi è frutto soprattutto del loro impegno e del loro lavoro. Le presenze, siamo intorno al 96% dei colleghi consiglieri, mettono in evidenza l'importante lavoro che ognuno di loro porta avanti. È stato un anno diverso dal solito, è stato l'anno della ripartenza, siamo finalmente tornati a riunirci in presenza, lo abbiamo fatto ponendo sempre i giovani al centro delle nostre scelte politiche, anche delle risorse che abbiamo deciso di utilizzare verso di loro, sostenendo i progetti che ci arrivavano dai territori, insomma un po' un cambio di paradigma, lo abbiamo fatto riducendo i costi della politica e facendo in modo che quelle risorse dessero risposte a problemi concreti, reali, penso ai parchi gioco inclusivi, piuttosto che a iniziative per la promozione della lettura, insomma un lavoro fatto tutti insieme. Visione condivisa dai due vicepresidenti Marco Masucci e Stefano Scaramelli. Innanzitutto occorre dire che questo è il primo anno non condizionato dal Covid, quindi il palazzo si è aperto di più verso l'esterno per portare qui iniziative che potessero attirare l'attenzione dei toscani. Il collegamento con il territorio è stato fatto e continuerà ad essere fatto perché è utile e sta producendo dei risultati importanti. La sinergia che vi è tra istituzioni deve essere un valore che deve essere perseguito tutti i giorni, magari aggiornando anche strumenti operativi come regolamento, statuto. È una battaglia quella di poter far sì che la regione toscana sia all'avanguardia su tutto, che dobbiamo portare avanti concretamente in modo Certo, bisogna sempre più cercare una sinergia, una collaborazione, perché è sempre fondamentale che le opposizioni, così come la maggioranza, siano ascoltate. Un lavoro di squadra insieme al presidente Mazzeo e agli altri colleghi che ci ha visto protagonisti nella gestione non soltanto del palazzo, dell'aula, delle relazioni con i giovani, tante le leggi, le iniziative anche di iniziativa che hanno portato a rendere i giovani protagonisti delle loro esperienze, la Toscana che diventa un elemento identitario, il Consiglio regionale, Casa dei Toscani che si è riappropriato di una funzione importante. La nostra esperienza parte dopo il Covid e oggi si ripropone per gli ultimi due anni del nostro mandato, sempre positiva, sempre con la possibilità anche di dare opportunità alle imprese, se pensiamo alla grandissima opportunità che diamo a tante aziende toscane di presentarsi in America per avere opportunità di crescita. I giovani sono stati al centro del mio agire personale, soprattutto quando abbiamo dato loro opportunità di poter gestire degli eventi in proprio, l'opportunità di riappropriarsi della conoscenza delle nostre attività e soprattutto della possibilità di fare un progetto innovativo che partirà nelle prossime settimane, quello dell'identità toscana, consentire loro di conoscere la Toscana e conoscere le esperienze dei loro coetanei. Quindi un consiglio regionale, una vicepresidenza che per quanto mi riguarda è saldamente nel campo della maggioranza di governo di questa regione, che ha dimostrato che in questi anni anche la possibilità di innovare, credo questo sia stato un elemento importante nella tradizione e nella rappresentanza ovviamente istituzionale di un ruolo che comunque è importante per quanto riguarda tutti i cittadini toscani. Presenti anche tutti i presidenti delle commissioni. Nell'ultimo anno l'attività della prima commissione si è dimostrata particolarmente intensa, perché da questa commissione che transitano gli atti finanziari principali che riguardano la vita della regione toscana e che toccano tutti i cittadini. Come ogni anno quindi si sono trattati, oltre che il bilancio di previsione, diverse variazioni di bilancio che hanno portato importanti risposte al territorio toscano, ma anche il documento di economia e finanza che traccia, in armonia con il programma regionale di sviluppo, le linee strategiche per il futuro della regione toscana. Si tratterà quindi di affrontare questo scorcio di legislatura che ancora ci attende, soprattutto l'anno prossimo,
a brevissimo con una nuova variazione di bilancio, con il bilancio di previsione per il 2024, che saranno poi gli atti principali che daranno vita a soluzioni e a proposte che riguarderanno direttamente la vita di tutti i cittadini toscani. Quindi contare l'attività del Consiglio, delle commissioni, mi pare sia un atto doveroso. Il Consiglio regionale in questi anni ha provato sempre più ad essere un'istituzione che, al di là delle proprie funzioni istituzionali, è voluta andare oltre i propri confini per far conoscere che cosa fa il Consiglio regionale, per far conoscere i valori sui quali si basa lo statuto della nostra regione, e noi come Commissione abbiamo cercato di coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti qualificati, associazioni di categoria, sindacati, professionisti del sistema sanitario, i cittadini, perché sempre più l'istituzione sia partecipata dai nostri concittadini e sempre più la nostra funzione di controllo e di indirizzo della Giunta possa andare a svolgersi in maniera aderente a quelle che sono le realtà e i desideri di tutta la nostra comunità, ovviamente con grande attenzione a quelli che sono i dati che ci vengono continuamente forniti dalle nostre agenzie che costantemente fanno un lavoro egregio. Sicuramente l'obiettivo più importante è quello dell'approvazione del piano dell'economia circolare, ci ha impegnato davvero tante sedute, abbiamo audito decine di soggetti che secondo noi devono dire la propria rispetto a questo importante piano, ci siamo occupati poi dei parchi, delle riserve naturali, abbiamo iniziato dal percorso di revisione della legge 65, che è la legge legata all'urbanistica, dobbiamo adottare altri piani come il piano dell'area, insomma ci sono ancora tante cose, tante pagine da scrivere per questa Toscana in un settore, quello dell'ambiente, che vede su di sé concentrata l'attenzione di tantissimi giovani. Questo è l'obiettivo che io mi darei dal punto di vista politico, non deluderli rispetto alle azioni che mettiamo in campo, perché la regione può far tanto su questo argomento. Beh, la Commissione Cultura è stata impegnata, oltre alle attività ordinarie che l'hanno vista riunirsi per le 39 sedute e affrontare tutti gli atti di ordinaria amministrazione che riguardano gli enti culturali facenti capo alla regione e i sostegni e i contributi che dalla regione partono verso il territorio sulle attività culturali, è stata impegnata particolarmente nella gestione degli stati generali della cultura in Toscana. Dopo l'apertura della pagina online e i questionari somministrati, il periodo di sondaggio, abbiamo cominciato a tirare le fila con una lunga serie di audizioni che hanno visto partecipare in presenza e a distanza numerosissimi operatori culturali di tutti i settori del mondo dello spettacolo, della musica, dei musei, delle istituzioni culturali, anche le fondazioni bancarie. Abbiamo cominciato a tracciare un profilo della Toscana della cultura, immaginando quale potesse essere il destino delle politiche culturali regionali. Per la Commissione Controllo un altro anno di lavoro intenso, nonostante, come sa bene, il Presidente del Consiglio regionale abbia più volte sollecitato una dotazione di personale probabilmente diversa e più specifica per le competenze della nostra Commissione, che si rifanno soprattutto al controllo delle aziende partecipate alla Regione e al controllo degli atti dei dirigenti della Giunta in materia di contratti e di patrimonio, perché si tratta di competenze trasversali che richiedono appunto professionalità sempre più adeguate e sempre più dedicate vista la mole del lavoro che dobbiamo svolgere. Un ringraziamento non soltanto ai commissari, a tutto il personale che ci fa da supporto, e anche agli enti, ai soggetti, ai presidenti, ai consigli di amministrazione che via via sono venuti ascoltati in audizione dalla nostra commissione. Bunker Valentin, lo sterminio nazista attraverso il lavoro forzato. Questo il titolo del volume di Silvia Pascale e Orlando Materassi, presentato in sala Freschi di Palazzo del Pegaso. Un libro che racconta il lavoro forzato degli internati militari italiani nel cantiere del Bunker Valentin a Brema. Una pagina di storia ancora poco nota, ma di fondamentale importanza per la costruzione di una memoria consapevole e un futuro di pace. Alla presentazione sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il consigliere Cristiano Benucci, i due autori del volume e la sindaca di Pontassieve Monica Marini,
che ha ricordato come il libro parta dalla storia di Elio Materassi, cittadino di Pontassieve e internato nel Bunker Valentin. Bunker Valentin è il racconto degli internati militari italiani, sono stati tanti. Hanno partecipato dopo quell'8 settembre 1943 alla liberazione del nostro paese. Lo hanno fatto decidendo di non dare una mano al regime, all'esercito nazista. Lo hanno fatto perdendo anche la vita per noi. Molti sono stati deportati, sono stati costretti a lavorare in questi che erano veri e propri campi di sterminio. Uno tra questi è il Bunker Valentin, un luogo di sofferenza, un luogo di morte, e noi vorremmo con queste iniziative, attraverso questi libri, raccontare quanto è accaduto, perché oggi che mancano i testimoni viventi di quel tempo è necessario che le istituzioni diventino amplificatori di memoria, raccontino quanto è accaduto, provino a costruire coscienza critica, specialmente nei più giovani. È uno sforzo che stiamo portando avanti e che continueremo a portare avanti nei prossimi anni. Questo è un libro importante che ricostruisce la storia di questa struttura del Bunker Valentin, dove tanti internati militari provenienti da tutto il mondo e anche italiani hanno lavorato e sono morti. E è un pezzo della memoria che tante volte è lasciato ai margini, ma che è un pezzo che è utile ricostruire e mantenere, e dobbiamo al lavoro meticoloso di Orlando Materassi, di Silvia Pascale e della tanta documentazione ritrovata, se, come dire, si arricchisce la letteratura, la memoria di questo importante libro, frutto anche di una storia vissuta, in quanto dobbiamo ad Orlando un grande impegno nel campo della memoria degli internati militari, essendo stato anche presidente nazionale della NEI. Il volume è un volume che ha una documentazione fotografica nuova, mai stata pubblicata, perché deriva da un archivio del Bundesarchiv di Berlino, quindi sono stati acquisiti i negativi, sono state sviluppate le fotografie e sono state inserite in parte in questo volume. Il Bunker Valentin è il primo, forse più grande, progetto faraonico per la costruzione di un apparato per la marina militare tedesca, quindi per la costruzione di sommergibili, gli U-boat, che dovevano servire a Hitler per contrattaccare la marina anglo-americana. In realtà il bunker è stato costruito da tutti i deportati, quindi internati militari, ebrei, eccetera, ma in realtà nessun sommergibile è stato mai costruito all'interno, perché gli anglo-americani, appunto, nel momento in cui c'era la controffensiva, hanno bombardato le infrastrutture e quindi poi il bunker è stato lasciato abbandonato. Questa pubblicazione per noi è molto importante, dico per noi, per la comunità di Pontassieve, perché parte dalla storia di Elio Materassi, suo figlio Orlando, che appunto è stato poi insieme a Silvia Pascale l'autore di questo libro sul Bunker Valentin. È la storia di uno dei tantissimi che appunto ha partecipato alla costruzione, è stato dentro al bunker per costruirlo, ed è stato uno dei tantissimi, delle migliaia di deportati appunto che hanno lavorato all'interno del bunker. È la prima volta, insomma, con la storia del bunker che si racconta, e con la storia di Elio che si racconta la storia di queste migliaia di persone che all'interno di quel bunker hanno sacrificato la loro vita e soprattutto la storia degli IMI, degli internati militari italiani. Anni di ininterrotta attività artistica al servizio della cultura e dell'impegno sociale. Questa la motivazione della targa conferita alla compagnia teatrale Kille della Balanza dal Consiglio regionale. La cerimonia di consegna si è svolta in sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso da parte del presidente Antonio Mazzeo, su proposta della presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi. È un riconoscimento importante questo che vogliamo conferire oggi a Kille della Balanza per i suoi 50 anni, 50 anni di impegno verso chi soffre di più, 50 anni di impegno teatrale mettendo insieme iniziative culturali e sociali. Un bel esempio di come si può fare teatro stando vicino a chi soffre e costruendo le condizioni perché quel teatro possa arrivare davvero a tutti. Bella l'iniziativa
che c'è in San Salvi, far di quel luogo un luogo di speranza dopo che per anni è stato un manicomio. E questo riconoscimento che vogliamo consegnare oggi insieme alla Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi, a Claudio Ascoli, va esattamente in questa direzione. Che Achille della Balanza in questi 50 anni di carriera ha fatto un teatro militante, un teatro che ha ravvivato lo spazio civico, che ha custodito luoghi delicati come a San Salvi, lo spazio che hanno da tantissimi anni nell'ex manicomio, luoghi di sofferenza che hanno trovato una nuova vocazione e dai quali sono spesso partite delle voci di interpretazione dei momenti più importanti della vita consociata, della vita delle comunità, non soltanto le ricorrenze, i personaggi, penso al lavoro su Don Milani, penso al lavoro appunto sulla legge Basaglia, sulla fine delle strutture di contenimento dei malati mentali, insomma una carriera di una compagnia di teatro che ha fatto del teatro la propria cifra di partecipazione alla cittadinanza. Forse come dovrebbe sempre essere il teatro, ecco, non lo so, ma come senz'altro è stato in questo caso, per cui è importante e molto significativo che il Consiglio regionale e il Presidente Mazzeo abbiano deciso di riconoscere una targa al merito di questa lunga carriera di impegno civile e culturale. Nel ricevere la targa, il direttore artistico della compagnia, Claudio Ascoli, ha parlato dell'impegno che da sempre anima il loro lavoro, rivolto alle persone e soprattutto ai giovani. Il tratto di Achille della Balanza è stato inizialmente nella sua nascita il lavoro sui fatti popolari. Achille della Balanza significa quelli della bilancia ed è un nome dei venditori nella Napoli di fine 600 che avevano una stadera, la bilancia quella con l'unico piatto, e andavano la mattina in giro a vendere e raccoglievano le storie delle massaie e le rinarravano la sera davanti a un bicchiere di vino in osteria. E noi abbiamo deciso, stando proprio in questa zona, via Portalba 30, la zona dei librai, che era quella della balanza, c'erano Achille della Balanza e Achille dell'Uciore, l'Uciore era il fiore, era la farina, di chiamarci Achille della Balanza, nome che ci ha portato molta fortuna, anche se all'inizio con qualche problema. Se pensate alla data di nascita, siamo del 73, pochi giorni prima che noi siamo nati, Napoli ha vissuto un problema drammatico, è stata l'epidemia di colera, ma il mondo ha vissuto l'attacco di Pinochet e quindi molti ci chiamavano Achille della Balanza, convinti che fossimo cileni. Andavamo negli stadi facendo teatro di ricerca con il pubblico in piedi che diceva il pueblo unito, Camas era vencido, noi eravamo d'accordo, non c'entravamo proprio nulla di questa cosa perché ci occupavamo di fatti popolari. Dopo abbiamo continuato modificando, implementando tante cose, fino all'arrivo in Toscana nell'85, a San Salvi dal 98. Quindi noi siamo la residenza teatrale italiana più vecchia, che regge da 25 anni. Attualmente, dai numeri che abbiamo noi, SIAE e dintorni, a San Salvi sono entrate 600.000 persone in 25 anni, che è un numero un pochino più basso del Teatro della Pergola, con un investimento leggermente diverso. Il nostro primo progetto si chiamava San Salvi Città Negata, quello attuale si chiama San Salvi Città Aperta, quindi aperta è nell'accezione che gli dette Rossellini a Roma Città Aperta, cioè di un luogo che si apre ma che in qualche modo tiene custodia della sua memoria. Noi vogliamo che San Salvi sia sempre più aperta ma sempre più rispettosa di ciò che c'è stato, cioè non vogliamo creare una Disneyland a San Salvi.